Allora, beh, innanzitutto benvenuti, nonostante il caldo pazzesco. Abbiamo, se non mi sbaglio, una quarantina di minuti, quindi faremo una cosa veloce. Il titolo è Trend di Stato, molte innovazioni, molti problemi. A un certo punto spero che appaia anche Fabio, Naif. Spero che appaia. Ti faccio un cenno, poi voi. Ci sono i miei fanboys. Sì, in piedi, in piedi. Io devo dirvi che ho la febbre, quindi sono un po' rincoglionito, eh. Abbiate pietà. Suderò tanto e non sarò magari super brillante. Però, cominciamo. Allora, ovviamente lui sta registrando, io ho messo no photos, no recording, vabbè. Ok. Per i posteri rimarrà. Perché questo? Non perché diremo chissà che cosa, ma semplicemente per essere un po' più liberi di parlare, soprattutto in una fase di dibattito che vorrei fare con voi verso la fine della presentazione. Allora, chi sono? Io mi chiamo Andrea Zappalà Manzoni, mi hanno detto no logo, quindi sono responsabile della cyber security della Acme Incorporated, di una società fittizia. E mi occupo di tante cose, sono stato nell'Osservatorio per la Sicurezza Nazionale, collaboro col Center for Strategic Cyberspace e Security Science di Londra, sono nel consiglio direttivo di un po' di cose, Assinter, Clusit, scrivo un pezzo del rapporto Clusit, che è il primo pezzo, non so se lo conoscete, la prima parte, le prime 30-40 pagine dove c'è l'analisi degli attacchi dell'anno precedente, con un po' di ragionamenti. L'anno scorso ho avuto l'opportunità di collaborare alla scrittura del framework nazionale di cyber security, che poi è stato pubblicato quest'anno. E appunto faccio cose, vedo gente, non vi annoio. Perché vi dico questo? Perché oggi trattiamo un tema molto cross, un tema che ha sicuramente degli aspetti molto tecnici, ma che ha degli aspetti anche di tipo economico, sociologico, culturale, politico, legale. Quindi, per spiegarvi, diciamo, qual è un po' il mio background, il mio punto di vista sulla faccenda. Oggi noi non parliamo di bit, ma dei problemi che questa roba può e sta, e sicuramente sempre più in futuro provocherà. Allora, cosa sono i trend di stato? I trend di stato sono un malware, puro e semplice. Li chiamano captatori, li chiamano in tanti modi carini, però sono malware che chiaramente oltre al malware in sé, nelle sue varie componenti, hanno anche al contorno tutta l'infrastruttura che serve ovviamente per il comando e controllo, per tutta una serie di necessità di chi utilizza questi sistemi. Secondo una vecchissima definizione del Dipartimento della Difesa americano, questa tabella è del 2001. Ok? Noi pensiamo che questa sia roba nuova, invece questa è roba antica, come vedremo tra poco. Solo che adesso, inevitabilmente, per la penetrazione delle tecnologie nella vita di tutti e per quindi la frequenza dell'uso di questi sistemi, la numerosità delle persone attenzionate e tutto quello che sapete sta succedendo in termini di cybercrime, adesso se ne parla, ma questa roba esiste da 20 anni come minimo. Allora, vedete, nel 2001 il Dipartimento dello Stato americano dice chi fa cyberespionage, cioè perché si fa? Per information gathering, quindi raccolta di informazioni o furto di proprietà intellettuale. E gli attacchi cyber perché si fanno? Per sabotare le funzioni di una rete di computer per ragioni di sicurezza nazionale o come equivalente o come supporto di un attacco cinetico, di un attacco armato. Ok? E invece la cyber warfare, secondo loro, da un punto di vista dottrinale, la fanno solo gli stati, cosa sulla quale io e l'avvocato Stefano Mele là in fondo discutiamo accanitamente da anni. Perché lui dice che di sì e io dico di no, giusto? E naturalmente distruggere le reti per ragioni di sicurezza nazionale in caso di conflitto armato, eccetera. Bene, ok, questa è la teoria. Storicamente, che cosa è successo? Che chi oggi pensa di usare per finalità di indagini di polizia giudiziaria dei
dei malware ha una storia, ha due tipi di storie principalmente. Un gruppo viene da qua. Ok, prima ha fornito questo tipo di acquirenti e lo sta facendo dai primi anni 90 fino agli 80, oppure viene da qua. Ok. Oppure viene da quelli che inizialmente facevano intercettazioni telefoniche tradizionali, che a un certo punto hanno iniziato a differenziare perché si è creato un mercato per strumenti che non fossero semplicemente sonde, punti di ascolto, eccetera. Benissimo. Di fatto, però, chiunque ci sia dietro, il cosiddetto captatore informatico è indistinguibile da un malware utilizzato per fare espionage e addirittura, sempre più, man mano che diventano sofisticati, anche da strumenti utilizzati da cybercrime. E non è una microspia. Molti di quelli che hanno la storia, che vengono dalle intercettazioni, propongono questi attrezzi come se fossero delle microspie molto sofisticate. Ma questi non sono microspie. Questi sono dei software che prendono il controllo assoluto del device compromesso. Sono degli oggetti attivi, sono degli oggetti che possono creare evidenze, sono degli oggetti che sono root su queste macchine, sono degli oggetti che cancellano tutti i log e tutte le tracce di quello che stanno facendo. In più, almeno fino ad oggi, sono sostanzialmente tutti, o per lo più, perché in outsourcing, su commissione governativa o perché si sta creando un mercato, quindi qualcuno li sviluppa e poi prova ad andarli a vendere ai governi, sono comunque prodotti da aziende private. Il livello storicamente applicato a questa roba in termini di oversight, cioè cosa c'è nel codice, come viene usato veramente, chi lo fa, gli sviluppatori che hanno sviluppato, dove vanno quando escono dalla società, dove hanno creato il captatore, eccetera. Tutta questa roba non è allo stato attuale minimamente tracciata. E questi soggetti quindi vivono in una specie di limbo a fronte del fatto che il mercato sta esplodendo. La richiesta per queste cose sta aumentando in modo esponenziale. Costano sempre meno, anche se è buffo. Lo devo dire, peccato per la telecamera, che lo stesso tipo di rat un po' sofisticato che trovate nell'underground per 50 euro, questi qua ve lo fanno pagare 5 milioni di euro. Cosa che immagino prima o poi finirà perché si accorgeranno che è un po' una presa per il culo. Comunque, ok. 5 milioni Sì. Ah, è arrivato anche il mio aiutante. Ok, storia antica. Guardate di quando è questo. June 19, 2001. Il report for Congress. Today, US officials indicated that more than 20 countries nel 2001 have various kind of information operations directed against the United States. Sono continuamente attaccati tutti i nostri sistemi, eccetera. 2001. In realtà voi sapete che la storia di The Cuckoo's Egg è della fine degli anni 80. Ok, qua fast forward, qua siamo nell'antico, ma non così antico, 2013. 140 nazioni in 10 anni, da 20 sono aumentate di un ordine di grandezza abbondante. 140 nazioni hanno già costruito, qua scrivevano nel 2013, cyber offense and defense capabilities. Tutti si stanno occupando di cyberspazio, tutti vogliono essere percepiti anche per una ragione di immagine come nel gioco. Non c'è definito assolutamente niente, quindi ciascuno fa quello che gli pare. Non è che ci sia un trattato internazionale, ma non c'è nemmeno l'idea di fare una conferenza internazionale su queste cose. Ora che forse se inizieranno a parlarne qualcuno lo farà, ci vorrà 5 anni per organizzarla, poi non la firmerà nessuno. Cioè, c'è un grosso problema perché
La percezione della pericolosità di queste cose, che nel caso delle armi batteriologiche, per dire, o chimiche, più netta, è bassissima. E di conseguenza di questo argomento non se ne sta seriamente occupando quasi nessuno. Non è giusto dire nessuno, ma quasi nessuno. E poi nessuno si vuole impegnare. Chi vorrebbe togliersi il vantaggio di poter usare questa roba in un contesto di attribution difficilissima? E senza dover rendere conto a nessuno. E poi vedete, c'è un po' di domande. Stuxnet è stato un atto di guerra? Che devono fare gli Stati Uniti contro le aziende cinesi? Questo è un documento interno del Pentagono, quindi si fanno le domande da soli. E che succede se c'è un DDoS da hacker patriottici, qui sta parlando dei russi senza nominarli, state sponsored, cioè con, diciamo, coperture e connivenze governative? Effettivamente è un problema. Stiamo tornando, non so se vi piace la storia, io l'adoro. Di fatto stiamo tornando al 1600, quando la regina d'Inghilterra dava a Francis Drake la patente da corsa per fare il corsaro e gli diceva: io non voglio sapere cosa fai, se poi affondi delle navi spagnole, meglio. Ok, qua siamo nello stesso scenario. E questo, da un punto di vista del diritto e dell'ordine internazionale, ci porta indietro, perché questi oggetti sono oggettivamente pericolosi, molto potenti. Avete visto che casino è successo per quella puttanata delle email della Clinton? Quella lì è una puttanata totale. Cioè, questo c'aveva il mail server in cantina, cancellava le mail con bleach bit. Come per dire, minchia, eh? Noi siamo bleach bit, siamo, cioè, ok, è una puttanata totale, fatta con strumenti della mutua, a fronte di un target indifendibile e indifeso, ok? Immaginate usando roba un po' più seria, che tipo di casini si possono fare? C'è già gente che dice le elezioni americane saranno alterate da hacker russi, no? Ok, oggi, che succede oggi? Oggi succede di tutto, ma io ho preso questo esempio perché mi piace molto. Qua si parla del caso di Ahmed Ma Mansour. Ahmed Mansour è questo attivista degli Emirati che riceve, in un modo secondo me piuttosto sprovveduto, mi meraviglio, anzi, degli SMS farlocchi, insomma, palesemente strani, dove gli chiedono di cliccare delle cose. Lui, che è abbastanza sul chi vive, anche perché gli hanno già bucato il telefono e il PC 50 volte, si rivolge a Citizen Lab, che insieme a Lookout, che è una società di antivirus per device mobili, fanno una bellissima analisi e scoprono che, avesse cliccato su quel link, si sarebbe installato un affare, nome in codice Pegasus, che contiene 30 day per iPhone, che danno controllo totale dell'iPhone della vittima con conseguenza di quel click nel 100% dei casi. Ok? Quindi un rate di successo pazzesco. Questo sistema, facendo traceback del sample che si sono procurati verso i proxy e poi i sistemi, infrastrutture, comando e controllo, eccetera, sembra appartenere a una società che si chiama NSO Group, che di mestiere fa queste cose. Ora, chiaramente succede un macello perché tutte le anime più sensibili gridano allo scandalo, no? Rispetto al povero attivista perseguitato, no? Quelli magari un po' meno preoccupati di questi aspetti dicono: porca miseria, qualcuno si prende la briga di utilizzare un'infrastruttura così costosa e complicata per un nessuno come questo qua. Cioè, detto tra noi. Ok, questo significa che questa cosa è molto diffusa, perché questo qua non è Bin Laden, è uno che vive alla luce del sole negli Emirati. Se fosse uno minimamente inviso al regime, sarebbe già finito in un pilone di cemento. Ok? Il fatto che stia a piede libero vuol dire che proprio non gli possono fare niente, che è un giglio. Ok?
Eppure si sono presi la briga di fare una roba del genere, con tre zero day per iPhone che costano un occhio della testa. Commissionando una società specializzata che fa questo, cioè, ok. Questo, secondo me, se uno, diciamo, esce dall'aspetto più sentimentale, più viscerale della questione, dovrebbe far riflettere molto, perché è un sintomo della frequenza, della facilità con la quale si fanno queste cose, anche per target irrilevanti, francamente irrilevanti, ok? Cosa che non ho trovato letto, scritto da nessuna parte, cioè questo Mansur qua non è nessuno, eppure attenzionato in questo modo, a questi livelli, a questi costi. Questo significa che lo fanno con tutti, ok? O comunque con una quantità di persone enorme. Statisticamente mi stupirei se non fosse così. Bene, ok, quindi questa cosa viene allo scoperto, un grande casino, eccetera. Vediamo poi cosa succederà. C'è un floridissimo mercato di gente che fa ricerca, che trova zero day, che si sta ovviamente già procurando, o si è già procurata, sto squagliando, o si è già procurato ulteriori zero day, perché magari ce l'aveva pure già. Quindi il sistema continua ad andare avanti tranquillo e beato con nuovi zero day, nonostante Apple, devo dire, in 10 giorni abbia rilasciato del patch. 10 giorni non è un brutto tempo, secondo me, no? Tutto sommato non si può dire che non siano stati reattivi. Ok, mentre succede tutto questo casino, un po' più di mesi fa, c'è una sentenza che va in, c'è una sentenza della Cassazione in un procedimento dove un certo ricorrente fa questa domanda, parlando dei captatori. Se anche nei luoghi di privata dimora, che sono ovviamente protetti particolarmente a livello costituzionale, il domicilio, no? Inviolabile. Anche nei luoghi di privata dimora, ex articolo 614, pure non singolarmente individuati, e anche se non ci sia, non si stia svolgendo l'attività criminosa in quel momento, sia consentita l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni tra presenti mediante l'installazione di un captatore informatico in dispositivi elettronici portatili, per esempio personal computer, tablet, smartphone, eccetera. Traduzione. Ma se Tizio, che ha il cugino camorrista, va, perché lo vediamo entrare e uscire, a trovare sto cugino, lui è pulito, prova a trovare il cugino, io gli posso mettere un captatore sul suo telefono Android, in modo che quando sono lì in cucina, che si fanno il caffè, sento tramite il microfono dello smartphone cosa il cugino camorrista sta dicendo a quell'altro. E poi posso usare queste prove? Che questa è la domanda più importante. Io posso sentirlo, ma valgono? Ok? E la Cassazione risponde in un modo inquietante, a mio avviso, perché dice sì, limitatamente a procedimenti relativi ai delitti di criminalità organizzata, scusate, anche terroristica, intendendosi per tali quelli elencati nell'articolo 51, nonché quelli comunque facenti capo a un'associazione per delinquere, con esclusione del mero concorso di persone. Allora, l'associazione per delinquere, poi lui magari mi correggerà e mi cazzerà, è abbastanza discrezionale come fattispecie, non è molto restrittiva. Si può dare associazione a delinquere anche per cose. Mi sentite adesso? Scusate, ma la febbre mi sta consumando. Ok. Quindi sostanzialmente, cioè qua ci sono due paroline che sono brutte, ok, per quanto il formalismo sia perfetto, dice criminalità organizzata, ok, anche terroristica. E quindi questo anche perché oggi la definizione di attività terroristica è un pochino labile. Sto facendo proselitismo su Twitter per l'Islamic State. Che cos'è quello? Ok. Sono nella moschea, io francamente ovviamente non sono particolarmente
anzi per nulla favorevole all'Islamic State, però da un punto di vista del diritto e della tutela mi pongo il problema. Sono l'imam di una moschea che ovviamente è in un garage di una delle città italiane e dico cose estreme. Sono un terrorista, non sono un terrorista. Il ritrovo di tre o più persone in questo garage costituisce associazione. E poi, ancora peggio, questo comunque. Sembra restringere solo nei casi di associazione, di delitti di criminalità organizzata con finalità di terrorismo, cioè associazione con finalità di terrorismo, nonché quelli comunque facenti capo a un'associazione per delinquere. Questo significa che un terzo degli indagati in Italia possono essere oggetto dell'installazione di un captatore informatico, perché in qualche modo c'hanno associazione a delinquere. Bene, questa risposta della Cassazione fa venire mal di pancia a un po' di gente. Nel frattempo, però, si sta lavorando alla definizione di una norma italiana, che anzi viene ripresentata da una senatrice, come si chiama, Greco, o una deputata, non so. Comunque, una persona che viene evidentemente usata per riproporre una normativa già bocciata 2 anni fa, che è piuttosto orwelliana, piuttosto molto orwelliana. A questo punto si crea tutto un gruppo di personaggi che iniziano a fare lobbying, iniziano a fare casino, a protestare, eccetera, eccetera, per cui vanno a discutere il testo di questa normativa sostanzialmente ripresentato così com'era. Quella bocciata con la scusa dell'emergenza terrorismo, no? Con la scusa di Bruxelles, di Nizza, di queste robe qua. E sostanzialmente Quintarelli, Fabio e un'altra serie di persone che adesso non ricordo, vanno e convincono della necessità di introdurre tutta una serie di controlli, tutta una serie di garanzie, tutta una serie di procedimenti. Che adesso Fabio ci racconta. Adesso lui li racconta molto meglio di quello che potrei fare io, perché la conosce molto bene questa storia. Io vi premetto che quello che loro hanno fatto, secondo me, è giusto in sé, ma non avrà gli effetti sperati per una serie di ragioni che magari discutiamo dopo. Adesso vediamo dalla viva, suadente voce di Fabio. Che è successo? Io mi sposto e ti lascio spazio. Allora, che c'è negli emendamenti della Sì. PDL sui captatori informatici? Ah, questo intervento è estemporaneo perché ne parlavamo prima, Ad catsum. ad catsum, come definizione tecnica. Allora, circa un anno fa, con il senatore Quintarelli, l'avvocato Stefano Aterno e Andrea Ghirardini, che è anche qui presente, abbiamo avviato, diciamo, un gruppo di lavoro politico, tecnico e legale per creare una proposta di legge per la regolamentazione dell'uso dei captatori informatici da parte delle forze dell'ordine. Quindi stiamo parlando non dell'utilizzo nell'ambito dell'intelligence né nazionale né internazionale, ma dell'uso da parte delle forze dell'ordine in Italia, con lo scopo di uscire da quella che gli avvocati chiamano vacatio legis, cioè non è regolamentato come strumento, e introdurre una serie di garanzie molto forti, sia dal punto di vista legale che dal punto di vista tecnico-procedurale. E non è stato un lavoro facile, non è detto che riusciremo a portarlo a compimento. L'8 settembre in Parlamento verrà presentato un emendamento al DDL per la riscrittura del codice di procedura penale e fatta disclosure della normativa pubblica. Non vi racconto tutto il percorso di tipo, diciamo, legislativo, ma in questo percorso abbiamo avuto una bozza a marzo, abbiamo fatto un convegno al Senato invitando tutti i principali rappresentanti delle istituzioni o che hanno comunque un impatto a livello istituzionale per raccogliere il loro parere su questa proposta di legge e quindi avere un primo ciclo di iterazione di bug fixing di questa norma. Ma quali sono i problemi che ci sono nell'uso nazionale? Oggi la norma, il captatore, cioè il Trojan, non è regolamentato dal codice di procedura penale. Nel codice di procedura penale ci sono scritte tutte quante quelle attività
attività che per finalità di giustizia e investigative possono essere fatte. Ad esempio c'è scritto: per le intercettazioni telefoniche si possono fare per questi reati per tot tempo, prorogabili in questo modo, e queste sono le cose che devono essere escluse, quindi procedura penale. Il Trojan non c'è, quindi oggi il Trojan è uno strumento atipico. Questo cosa significa? Significa che un magistrato può autoautorizzarsi l'utilizzo del Trojan, magari in una fase di indagini preliminari, utilizzarlo per raccogliere le evidenze che vuole e non documentarlo neanche, portando a dinamiche in cui in reati anche lievi vengono utilizzati i captatori informatici, i Trojan, magari vengono carpite le informazioni che su quel computer, in quella cartella c'è proprio quel file che è incriminante di quella persona, magari il disco era cifrato ma la password me la sono comunque presa, non scrivono niente dal punto di vista, diciamo, di procedura investigativa che è stato utilizzato un Trojan, e guarda caso fanno un sequestro proprio quel giorno esattamente in quel posto e trovano quei file e riescono anche a decrittarli. Quindi oggi il captatore è spesso utilizzato in questi modi. Questo è uno dei problemi dal fatto che è uno strumento atipico, quindi va reso tipico, cioè regolamentato da parte del codice di procedura penale. Questa è un'esigenza di base, non è possibile dire no, non usiamo lo strumento, perché viene usato e sarà utilizzato. Posta questa assunzione, che trova già le dovute opposizioni nell'ambito dell'attivismo per i diritti civili, più che legittime, ci sono un'altra serie di problematiche che abbiamo cercato di affrontare in questa proposta di legge. La prima fra tutte è che il Trojan è uno strumento che, una volta che è sul dispositivo, telefono o computer, di fatto permette di fare una serie di acquisizioni informative che sono già regolamentate dal codice di procedura penale, perché permette di fare una perquisizione, ti cercano i file, un sequestro, ti scarico i file, una intercettazione di comunicazioni fra presenti, la microspia di cui, su cui la Cassazione è entrata nel merito, un'intercettazione telematica, ti intercetto il traffico Gmail prima dell'SSL, una intercettazione telefonica, ti intercetto le telefonate che fai, la localizzazione, quindi ti faccio un pedinamento prendendo i dati del GPS e i dati di cella. Queste fattispecie sono già regolamentate dal codice di procedura penale, in cui c'è scritto si possono fare entro questi limiti, per questi tipi di reati, con questi tipi di vincoli e per tot tempo. Di fatto oggi un magistrato, se volesse chiedere a un giudice in giudici preliminari che mi fai utilizzare il captatore per seguire questa persona e voglio raccogliere soltanto le sue coordinate GPS, siccome il pedinamento è una cosa abbastanza lieve, magari il GIP gliel'autorizza, ma una volta che il Trojan è dentro può di fatto acquisire tutte le informazioni che vuole. Questo perché? Perché gli strumenti non sono regolamentati. Quindi abbiamo cercato di fare, dal punto di vista normativo, quella che è la mappatura delle capability, cioè delle funzionalità del Trojan rispetto a quelle che sono gli elementi del codice di procedura penale, introducendone uno nuovo che riguarda l'acquisizione di dati a distanza, perché è quello più sensibile di tutti. Il fatto che io possa scaricare dei file e controllare dei file non one shot ma per un periodo di tempo, questa è una cosa non disciplinata dal codice di procedura penale. Cioè, se qualcuno viene a casa vostra e vi vuole fare una perquisizione e sequestro, c'è l'obbligo di notifica, cioè ve lo deve dire. Immaginate se uno mi mette in Trojan e dice: oh, ti ho messo il Trojan, adesso ti inizia a scaricare i file. Insomma, non funzionerebbe. Però questo ci dice anche che l'invasività dello strumento rispetto all'acquisizione dei dati a distanza è molto superiore rispetto a perquisizione e sequestro, e quindi viene introdotta una nuova fattispecie. Vengono introdotte una serie di aspetti di tipo tecnico e procedurale, quali l'obbligatorietà di richiedere al giudice indagini preliminari di utilizzare il Trojan. Oggi non è necessario perché è uno strumento atipico. Viene introdotta l'esigenza di avere dei Trojan che siano certificati o omologati, cioè c'è un ente, in questo caso in Italia si chiama Isticom, che ha una divisione, si chiama il CEVA, che si occupa della certificazione per le tecnologie della sicurezza dello Stato. Tutto ciò che è common criteria, classificato militare, deve passare da lì. È una cosa, diciamo, comune. Vogliamo fare sì che tutti i Trojan che vengano utilizzati, cioè i captatori informatici, per il rispetto di questo tipo di garanzie, siano parte, siano certificati e non prodotti dalla Pippo SRL che sta nello scantinato della provincia e c'ha come amico quello della procura, in cui il captatore a quel punto può fare tutto. Abbiamo introdotto l'obbligatorietà di depositare nel fascicolo copia del codice binario del Trojan, l'obbligatorietà di introdurre un log di tutta l'operatività del Trojan a far parte da quando viene prodotto, quindi dal produttore, a quando viene istanziato in procura, che magari ha delle caratteristiche polimorfiche, a quando viene installato, perché le impronte di questi captatori sono diverse. Il
E questo log deve garantire la integrità di dati e la continuità temporale deve essere allegato al fascicolo. Questo permetterebbe alla difesa, tramite il proprio perito, di poter analizzare che effettivamente questo Troy ha potuto fare solo quelle cose e non altre. Sì. Più 20 anni fa che lo stesso Troia non usi per 10 anni, Sì. oggi cambiano, lo devi cambiare perché viene sputtanato ogni, non ogni mese, ma ogni Ok. 3 bilanciare questo con la lentezza burocratica di tutte le cose che Per la certificazione? Per la certificazione, questo l'abbiamo già affrontato. Per la certificazione, il percorso di certificazione, come da disciplinare tecnico che viene depositato, prevede che ci sia la certificazione fatta almeno una volta l'anno, il deposito dei codici sorgenti, tutte le versioni certificate da parte, dei produttori, e viene istituito un registro nazionale dei captatori informatici, presso il quale debbano essere registrate tutte le impronte dei captatori. Certo, cambiano, ma è una questione di plurale, invece che dire il captatore, i captatori. I dati costano poco e quindi possiamo loggare tutto. Cambiano e possono cambiare, cioè, repentinamente. Non è un problema, basta che ci sia auditing, basta che sia possibile tracciare che da quel captatore che sta qui o che è cambiato 7 volte per questioni di polimorfismo aggiornamento, questo deve stare nel log al fascicolo, il perito della difesa deve poterlo validare, il perito deve essere tutto registrato all'interno del registro nazionale dei captatori, che deve consentire alla difesa di poter verificare che quel captatore avesse solo quelle capability, che fosse certificato e non solo che sia stato istanziato proprio da quella procura competente per quel tipo di indagine. Quindi magari un cartellone, no? Che magari cioè, viene verificato tramite il captatore, può dire no, ma il captatore non è stato certificato. Esattamente, Discorso però, in perché questo magari caso, esattamente, cartellone per davvero, in non è questo caso tu devi dare il diritto alla difesa di poter ripetere la catena di garanzia e al tempo stesso non devi impedire all'autorità giudiziaria di fare il proprio lavoro. Il bilanciamento tra queste due cose è estremamente complicato. Non è che lo puoi fare one shot, è ovvio che quando abbiamo parlato con la direzione antimafia o con il CNAIPIC, loro tendono molto più ad avere la mano libera. Quando parli con chi si occupa di diritto civile o di ricerca nell'ambito della giurisprudenza di questi temi, c'è un maggiore approccio garantista. L'importante è ad avere un percorso che permetta ex post, nel momento in cui c'è un giudizio, un dibattimento, di poter ripercorrere la catena di garanzia e verificare che quel captatore avesse potuto fare solo quello che effettivamente poteva fare e che quel captatore sia stato utilizzato in modo compliant rispetto alla legge, anche rispetto a delle ipotesi di backdoor malevole inserite dal produttore. Non a caso viene inserita l'obbligatorietà di deposito dei codici sorgenti, che qui può sembrare una cosa incredibile, ma in Francia è normale. Come? La certificazione viene fatta dall'Isticom nella divisione del CEVA. È l'ente che si occupa in Italia delle certificazioni di sicurezza per tutto il mondo delle tecnologie per la sicurezza dello Stato e che fa le common criteria. Viene introdotto il requisito di avere la compliance con i common criteria almeno di livello EAL2 che garantiscono certi requisiti di auditing. Viene inoltre definito che la difesa, posto che ci siano delle evidenze da registro captatori o da analisi dei log di non compliance rispetto alla possibile certificazione, possa ripetere. E lì si entra anche in problematiche contrattuali di riservatezza con i produttori che sono tutt'altro che facili da dipanare, possa ripetere il processo di certificazione in un ambiente controllato, analizzando i codici sorgenti e avere la possibilità di riprodurre con CD Reproducible Build la copia esatta del binario che è stato allegato al fascicolo. Questo è l'unico metodo di tipo giuridico-tecnico-procedurale che permette di avere una garanzia end-to-end rispetto a. Ma chi mi garantisce che? È ovvio che è molto difficile. Posso? Scusate. Esatto, posso dire una cosa? Come no? Io sono innamorato dell'approccio perché è corretto. Anche se applicare l'analogia in un contesto di questo genere arriva fino a un certo punto come esercizio, perché come diceva lui prima per il sequestro, un conto è se ti notifico che ti entro in casa e mi porto via
i tuoi floppy, un conto è se a tua insaputa buco il tuo telefono e mi scarico Scusa, su i questo, tuoi. nella nuova fattispecie giuridica di perquisizione e sequestro a distanza, rimane l'obbligatorietà di notifica, ma come ritardata notifica che Ah, normalmente si certo. applica nei casi di mafia e terrorismo e che è l'unica tipologia di reato presso i quali è possibile adottare questo tipo di approccio. Però questo poi è dibattito parlamentare a quali reati si applica. Tu fai una proposta conservativa, cerchi di fare una proposta che sia il meglio, punti a 1000 per ottenere magari 500. Ecco, io posso dirvi cosa vedo essendo vecchio, cinico e stanco, come scenario possibile. Io vedo questo. Innanzitutto, se rimane la norma scritta così e l'interpretazione della Cassazione non viene superata da una sentenza che emendi in senso importante quello che è stato detto, tutti si beccheranno associazione. Così io potrò mettere il captatore non sul telefono del cattivone, non so chi è che diceva cattivone, ma sul telefono della zia, del cugino del cattivone, che comunque frequenta gli ambienti, eccetera. Poi dopo andiamo a dimostrare, ci mettiamo 15 anni che questa accusa era infondata. Intanto io ho potuto fare le indagini sul telefono della zia, del nipote, eccetera, che ovviamente non si preoccupa di essere controllata, mentre invece nascerà un mercato fiorentissimo, e già sta nascendo, di anticaptatori informatici fatti da gente che avrà un sacco di clienti. Ok? E succederà un puttanaio. In più, non so se avete visto, io avevo una bella slide, ma sono dimenticato di metterla, colpa della febbre. È una mail che in realtà è un phishing, che è stata mandata in italiano a un sacco di donne con figlie femmine, perché l'open source intelligence l'hanno fatto da Facebook. E queste donne hanno ricevuto un'email mirata che diceva: cara signora, hai una splendida figlia di 16 anni. Non puoi permettere che esca la sera senza sapere con chi va, cosa fa, che cazzo fa, se si droga, se... no? Quindi, a soli 19,99 euro, ti forniamo questo strumento di monitoraggio di tua figlia da remoto, così hai la pace, di sapere cosa fa e che cosa... Questo ovviamente è una variante, diciamo, di provenienza cybercrime di captatore informatico, perché poi fa esattamente le stesse cose. Nel senso che se tu lo compri, che cosa stai facendo? Stai dando 19,90 euro ai criminali, e a quel punto hai accesso al telefono di tua figlia, full access, ma ce l'hanno anche loro. Quindi, che cosa succede? Che se questa qua col fidanzato o con la fidanzata si fa le foto e i filmini strani, dopo un nanosecondo sono in vendita nei circuiti di pedopornografia. Ok? Eccetera, eccetera, eccetera. Quindi c'è N business incastrati dentro il fatto che addirittura questi ti vendono il RAT col quale infetti il telefono di tua figlia minorenne, che poi si ritrova il filmino porno scambiato dai suoi compagni di classe, perché dal sito, dal ring di pedofili è riuscito su internet ed è arrivato a qualcuno che la conosce. Ok? Queste cose stanno succedendo. Allora, quindi, mercato pazzesco di anti captatori. Chiunque nell'universo che sappia più o meno fare un XOR proverà a mettersi in questo mercato. Perché ci sarà gente che non capisce un cazzo di queste cose, che dirà: quanto ti devo dare per far sì che il mio telefono sia al riparo da questa roba, o continuamente controllato, per cui se me lo mettono me lo accorgo subito? Questo sarà un problema enorme. Poi c'è tutto il problema dei criminali che ci faranno sopra diversi modelli di business, spesso as a service. E poi ci sono quattro problemi che, in quanto responsabile di una divisione di 150 cristiani che fanno dalla mattina alla sera pen test, reversing, assessment, eccetera, io ho queste quattro domande. Quattro scenari a caso. Uno, faccio una perizia per un cliente. Ok, che magari per qualsiasi motivo, e trovo un captatore sull'iPhone dell'amministratore delegato o di Cicillo Cacace dell'IT o chi che ne so. Benissimo. Passo su questo, solo un input. Faccio? Allora, io ho un contratto con questo cliente dove ho scritto che in base al codice civile, articolo Pippero, io mi
impegno a fare il mio lavoro a regola d'arte, eccetera, eccetera. Ok? Non disclosure, non disclosure, ok, ma verso di lui cosa faccio? Io faccio un po' di tracing, mi studio sto coso e mi accorgo che fa riferimento alla piattaforma di NSO, di Gamma, di Pippero. Ok, questo è un captatore. Potrebbe essere Cyber Intelligence, potrebbe essere Forze dell'Ordine. Che fo? A chi lo dico? Se lo dico a qualcuno? Lo tolgo? Ah, un avvocato di sicuro. Voglio il telefono rosso col mio avvocato. Glielo dico? Non glielo dico? Lo lascio lì? Me lo studio? Evito di toccarlo? Me ne salvo una copia? Non me la salvo? Com'è la storia? Ok? No, è un Trojan. Io dico, oh cazzo, sull'iPhone, l'amministratore delegato, c'è un Trojan bastardo che sta facendo cose. Cos'è? Con chi parla? Cosa fa? Che tecniche usa? Di cosa, che informazioni sta prendendo? Verso che cosa sta parlando? Me lo studio un po' e decido che quella roba lì non è un Trojan che si è preso guardando le donne nude o con l'app che fa le scoregge degli unicorni rosa, no? Che fa di brutto, ma gliel'hanno messo. Ok, secondo, faccio una perizia per la mia azienda. Siamo 3500 persone, capita, e chi le fa queste cose? Noi, giusto? Ok, trovo un captatore sull'iPad del mio AD, oppure del mio collega, oppure di... c'è un Trojan, poi lo traccio, capisco che è di qualcuno. What the fuck? Se non lo dico, l'azienda mi può licenziare o fare causa? Io sono il responsabile dell'ufficio che fa queste cose. Io questo non lo so, nessuno ancora si è riuscito a spiegarmi questa cosa. Allora, nel dubbio, io dovrei fare finta di niente sperando che nessuno se ne accorga prima che io me ne vada. Ma non è safe questa come opzione, secondo me. Quindi se tu togli una microspia dei carabinieri, cazzi loro, tu sei a posto, tranquillo. No. C'è su la targhetta con scritto dei caramba, lasciala lì. Eh no, cioè se trovo una micro, io sto facendo la bonifica, la tua micro va in cestino, cazzi tu, andare avanti con l'indagine. Va bene, ok. Poi, trovo un captatore, buono sapersi, trovo un captatore sul mio device. Trovo un captatore sul mio device, essendo curioso, magari spippolando, mi accorgo di qualcosa, che ne so, qualcuno me lo dice, per una serie di ragioni, trovo un captatore sul mio device. Che faccio? Lo studio, chiamo gli amici, scopo di essere osservato, perché questo è un captatore, non è il Trojan delle scorregge degli unicorni. A chi lo dico? Lo tolgo, lo lascio lì? Lo hackero, lo imbroglio, gli metto un registratore con le voci che dicono delle cose a cazzo, così quello... ok. Do reverso, mi vendo gli zero day. D'altronde l'ha messo a me, quindi quegli zero day sono miei, in un certo senso. O no? 3-0 day per iPhone. Se sono veloce, diciamo... Nei primi giorni, anzi, probabilmente sarebbe interessante anche creare la figura dell'honeypot umano che si fa infettare questa roba per reversarla e poi rivendersi. Oppure mi dicono che Fabio ha un captatore. Anche qua faccio finta di niente, smetto di comunicare con lui, continuo a comunicare con lui come prima. Allora, nel mio caso, a parte le battute, il 50% dei nostri clienti sono società quotate in borsa e quindi sono soggetti a delle normative molto stringenti sulla diffusione di informazioni, eccetera eccetera. Se io scopro che c'è un affare che potrebbe essere o non essere un captatore sull'iPhone della D di una società quotata a mio cliente, questo è un problema importante. Perché se non è delle forze dell'ordine, è di qualcuno che magari sta manipolando la borsa, sta shortando quei derivati, facendo i soldi con le informazioni che si piglia direttamente da lì. Cioè, e se magari sono addirittura, perché
la mia azienda fa anche quello, revisore contabile di quell'azienda lì, non io, ma qualcun altro va in galera della mia azienda, va dritto in galera. Ok? Bene, questi sono i quattro scenari che non mi sono chiari, premettendo che secondo me tutte le bellissime idee che loro hanno riversato in questa richiesta di emendamenti alla normativa saranno di applicazione impossibile. Cioè, chi controlla i controllori, un esame, una certificazione common criteria di qualsiasi cosa costa, richiede 3 anni e costa 200.000 euro. 200.000 euro. E sti cazzi. Una betta. Chi paga? No, secondo me non funzionerà mai, succederà un puttanaio. La mia idea, e poi mi fermo, e sono sicuramente non allineato, e quindi ovviamente parlo esclusivamente a mio nome. La mia idea è che questa roba andrebbe bandita, dovrebbe essere messa fuori legge, ok? Nel senso che allora, le armi da guerra, se non usate da un militare, sono fuori legge in Italia. Se tu vai in giro con un fucile mitragliatore per la strada, ti arrestano, ti fanno un culo così. Dove abbiamo uno stato di diritto in cui la PC fa intelligence. Allora vogliamo dire che questo meno che gli dagli la possibilità di dargli un captatore certificato che abbia dei limiti? Perché dire Sì, però siccome c'è un problema, scusami, siccome c'è un problema di attribution. lo mettiamo fuori legge, ma lo usano lo stesso, sono 12 anni No, lo usano lo che stesso. captatore non dovrebbe essere No, lo venduto usano, alla cioè, lo polizia usano lo per rendere stesso, ma servizio. se io lo trovo vado a fare denuncia contro ignoti dicendo qualcuno ha usato una roba di questo tipo e se poi viene fuori che è stata la polizia, cazzi loro. Cioè, Dobbiamo chiudere. dobbiamo chiudere, C'è una scusate. questione answer qua Sì, fuori. infatti, eravamo arrivati proprio qua. Non ci rimane tempo neanche tre domande. Ah, vabbè, ce le facciamo mentre io mi faccio una flebo là fuori, non ce la faccio più. Grazie mille, arrivederci.